una media. Va bene.
Quindi cominciamo questo nostro incontro. Ma queste cose voi le pensate? Allora, sono fiero di aver pubblicato questo secondo volume di André Luxman. Il primo era L'atto antitotalitario del 1983, e però l'incontro con lui è data da un'epoca molto anteriore, e soprattutto dopo che lui ha pubblicato i libri importanti, La cuoca e il mangiauomini, Il padrone del pensiero, sono libri essenziali degli anni 70, prima ancora certamente pubblicato Il discorso della guerra, e sono noti anche ovviamente i libri più recenti, tutti tradotti in tutto il mondo. E scrive lui stesso: io non sono un profeta di Apocalisse, sono un pensatore in agguato. E noi siamo in Italia, dove per 60 anni c'erano due modelli di intellettuale, quindi l'intellettuale impegnato, quindi Satriano, e l'intellettuale organico, quindi Gramsciano. E in ogni caso la rivelazione era propria, la proprietà di ognuno di loro, quindi l'Apocalisse. E qui invece no. André Luxman non dichiara appunto di non essere profeta di Apocalisse, quindi è quello che posso dire, avendo letto, seguito, avendolo invitato per alcuni nostri incontri internazionali, è anzitutto questo, che non di molti si può dire che sono intellettuali in Europa, forse due, tre, 4, 5, non so se è di più di 5, forse non stanno più, forse sicuramente stanno in una mano, e ancora meno, e lo stesso possiamo dire di intellettuali che si attengono a una lucidità. Quando dico lucidità non significa che non abbiano, non commettano errore, ma li affrontano con autenticità, li dichiarano, si accorgono, fa parte insomma del loro itinerario, no? E quindi non li nascondono, questo ed è una lezione importante. Ora, non ha mai scritto un'autobiografia, e questa non è un'autobiografia. La sobrietà, la discrezione, la prudenza gli impediscono di parlarsi addosso, di parlare di sé. Però dice sono alcuni elementi, sono elementi intellettuali della sua vita, tratti essenziali, e una traversata certamente del XX secolo, e di questo che è appena cominciato. Ma è una traversata che riguarda lui, che riguarda l'Europa, che riguarda il pianeta. Ecco, questo viene letto Luxman molto in Italia, seguito sui giornali, viene letto internazionalmente. Di lui possiamo dire una terza cosa, oltre alle due che abbiamo detto finora, che è libero, davvero libero di dire, nel senso che osa, audacia, e rischia, e quindi è libero. Non di molti si può dire che sono liberi, non ha da rispettare nulla, nulla e nessuno, né partito, né diciamo chiesa, né congregazione, né corporazione, né gruppo ideologico. Quindi è libero di, anche di notare
quel che non va, quel che non funziona nel pianeta. E quindi di non far finta, di non rimandare, e soprattutto, come dirà lui stesso, di non mostrarsi, come in generale avviene, indifferenti. Allora, diciamo, e anche questo poi il tema dell'indifferenza in materia di in materia intellettuale, in materia di umanità, dell'indifferenza, no? come se molte c'è un filo, no? Una persona prima che dire quale fosse il filo, come se fosse un filo, no? Attraverso il suo testo, sono le sue opere, e dell'indifferenza in materia di umanità. Bene, però adesso la cosa importante è sentire, perché parla in maniera splendida, in termini molto precisi, questo libro è bellissimo. Chi l'ha tradotto è Luciano Brambilla, e si entusiasmava man mano, di mese in mese, perché era una ricchezza intellettuale straordinaria. È un libro che si legge tutto d'un fiato davvero, però poi bisogna leggerlo, perché ha molte implicazioni e molte indicazioni. E molte indicazioni anche per l'avvenire. Bene, allora adesso passiamo alla parola a lui. Merci beaucoup, merci à vous d'être là. Je vais essayer de dire un peu, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, non pas de raconter le livre, mais de dire de quoi il s'agit. Innanzitutto grazie, grazie a tutti, grazie a lei, grazie a voi di essere qui questa sera. Quello che cercherò di fare per coloro che non hanno ancora avuto il libro non è di raccontarlo. Et après, je répondrai à vos questions qui m'intéressent plus que ce que je vais vous dire. Et poi cercherò di rispondere alle vostre domande che mi interessano di più di quello che io vi dirò. Je remercie mon éditeur d'avoir mis la photo. Vorrei ringraziare il mio editore per aver messo questa fotografia in copertina. C'est une des très très rares photos que j'ai de mon enfance, mais ce qu'elle signifie, c'est que, comme dit Descartes, un philosophe français, nous avons été enfants avant que d'être hommes. Allora, si tratta di una delle rarissime foto che io ho della mia infanzia, ma è molto significativa perché, come dice Cartesio, ricorda che noi siamo stati dei bambini prima di essere degli uomini. J'apprécie beaucoup les compliments que M. Verlaine-Lyon m'a fait, mais le mot intellectuel m'effraie un peu quand il est appliqué à moi. Apprezzo moltissimo i complimenti che mi sono stati fatti Verdiglione, però questa parola intellettuale mi fa paura quando la si riferisce alla mia persona. E je dirais, pour reprendre la formule de Descartes, nous sommes enfants et nous restons enfants avant que d'être intellettuels. E per riprendere sempre l'esempio di Cartesio, noi siamo bambini e siamo e restiamo bambini prima di essere intellettuali. Ce qui autorise une certaine distance par rapport à l'intellectuel que malgré tout je dois bien assumer être. E questo autorizza una certa distanza rispetto all'intellettuale che nonostante tutto e malgrado tutto io in realtà mi vedo obbligato ad essere. Après tout, quand on reste enfant, on a le droit à l'erreur, et je raconte dans ce livre un certain nombre d'erreurs.
Comme Ispan. Comme Ispan. Allora, dopo tutto, in realtà quando si rimane bambini si ha il diritto di fare degli errori e quello che io faccio in questo libro è quello di raccontare degli errori che ho commesso, un certo numero. Mais quand on est enfant, on a aussi une expérience qui s'avère assez fondamentale, qu'on oublie et puis qu'on retrouve. Però in realtà quando si è bambini si vive un'esperienza che è un'esperienza fondamentale, che si dimentica e che dopo si ritrova. Et c'est une bonne chose que d'oublier ces expériences, parce que sinon on n'en ferait pas d'autres et on ne les retrouverait pas. Mais on les retrouve quand même. In realtà è bene il fatto di dimenticare queste esperienze che si sono fatte, perché altrimenti non se ne farebbero altre, oppure non si potrebbero ritrovare quelle fatte, e invece si ritrovano. E allora, quando je parlo di questa esperienza di una rage d'enfant che j'ai eu à peu près vers 7 ans, je l'avais oubliée e je l'ai retrouvée beaucoup plus tard, lorsque le mur de Berlin est tombé. Quando io parlo di questa esperienza che è una rabbia di bambino che ho provato quando avevo più o meno 7 anni, in realtà è una rabbia che avevo dimenticato e che ho ritrovato molto più tardi, quando è caduto il muro di Berlino. Mais je m'aperçus alors que en fait je ne l'avais pas oublié puisque je l'avais revécu sans même m'en apercevoir. Però in realtà mi sono allora reso conto che non l'avevo completamente dimenticata perché l'ho rivissuta senza neanche essermi reso conto di averla dimenticata. Alors quand j'avais 7 ans, c'était la fin de la guerre. Et j'avais vécu la guerre dans une famille trois fois illégale, trois fois en danger, à la fois parce que nous étions des réfugiés d'Autriche et d'Allemagne, deuxièmement parce que nous étions juifs et que c'était l'occupation nazie en France, et troisièmement parce que ma famille faisait de la résistance armée anti-nazie, et que c'était une troisième raison pour mal finir. Quando io avevo 7 anni era la fine della guerra e in realtà la guerra, la mia famiglia, l'ha vissuta 3 volte in pericolo e per così dire 3 volte in modo illegale. In primo luogo perché eravamo profughi dall'Austria e dalla Germania, in secondo luogo perché eravamo ebrei e c'era l'occupazione nazista in Francia. E in terzo luogo perché la mia famiglia aveva deciso di vivere la resistenza, una resistenza armata, e quindi questo metteva ancora maggiormente in pericolo tutta la famiglia. Mais mon expérience de la guerre n'est absolument pas une expérience malheureuse, une expérience d'enfant martyr. Absolument pas. Però la mia esperienza della guerra non è assolutamente un'esperienza di un bambino triste o quella di un bambino martire. Mon père était mort en 1940, je n'ai en quelque sorte pas connu. Mio padre era morto nel 1940, quindi in un certo senso non l'avevo conosciuto. Et j'ai vécu dans une protégée par trois femmes, ma mère et mes deux sœurs qui étaient beaucoup plus âgées que moi, 9 ans et 12 ans de plus que moi. Io in realtà ho vissuto protetto da tre donne. Una era mia madre e le altre due erano le mie sorelle che erano molto più vecchie di me. Una aveva 9 anni più di me e l'altra 12. E in generale, come il n'y a pas eu, en ce qui me concerne, de catastrophe, je voyais bien sûr les gens torturés, les gens partir dans les camps autour de moi. Mais les trois femmes ont survécu et moi aussi. In generale, certamente non ho avuto una sensazione terribile, ho visto sicuramente intorno a me la catastrofe, ho visto le persone torturate, ho visto le persone che venivano mandate ai campi, tutto intorno a me, però in realtà io e le mie tre accompagnatrici siamo sopravvissuti. E
En quelque sorte, je n'arrivais pas à m'imaginer malheureux, tout simplement parce que je ne connaissais que la guerre et que ça me paraissait normal, et que quand les grandes personnes parlaient de la paix, c'était un mythe total pour moi, c'était quelque chose qui existait autant que le paradis dans les religions ou dans la mythologie. Mais mon expérience, c'était l'expérience de la guerre, je trouvais ça normal. Allora, in realtà io non riuscivo in un certo senso ad essere triste perché l'unica cosa che conoscevo era la guerra, quindi per me era normale. Quando i grandi parlavano di pace, per me era veramente un mito, era come il paradiso nelle religioni oppure nella mitologia. Per me la normalità era la guerra. E c'est cela qui a motivé ma rage après la guerra. E questo che ha motivato la mia rabbia dopo la guerra. Parce que les grandes personnes, les adultes, expliquaient en 1945 que la guerre était finie et que maintenant le monde allait vivre en paix. Perché in realtà i grandi, gli adulti, spiegavano nel 1945 che la guerra era finita e che a questo punto il mondo avrebbe vissuto in pace. Et que les vainqueurs de Stalingrad, les vainqueurs de la Normandie, les vainqueurs de la Sicile, allait s'entendre pour faire régner la paix, la prospérité, la liberté. Et que coloro che avevano vinto Stalingrado in Normandia e Sicilia si sarebbero messi d'accordo per portare la pace e l'armonia. Et donc, toute opinion politique confondue, les grandes personnes, les gens que je regardais d'en bas, m'expliquaient et expliquaient à elles-mêmes que, au fond, l'expérience de la guerre, il fallait l'oublier, il fallait tourner la page. Et in realtà, di qualunque opinione politica essi fossero, i grandi, questi grandi che io guardavo dal basso, vicino, spiegavano a me, ma spiegavano anche a loro stessi, che in fondo l'esperienza della guerra era qualcosa che bisognava dimenticare, che era venuto il momento di girare la pagina. Et si je n'étais pas d'accord, ce n'était pas pour des raisons de haute politique dont j'étais totalement incapable que j'étais absolument incapable de concevoir, mais c'était pour une raison beaucoup plus simple. Et se non ero d'accordo con queste opinioni, non era certamente per un'alta elevata politica che non ero assolutamente in grado nemmeno di immaginare, ma era per un'altra ragione. C'est que ce qu'on me demandait, c'était tout simplement d'oublier les expériences qui comptent pour un enfant entre 3 et 7 ans. C'est le moment où l'enfant apprend à lire, mais aussi apprend à penser, apprend à discuter. Et donc, c'est des expériences absolument essentielles, les expériences d'un enfant entre 3 et 7 ou 8 ans. In realtà quello che mi si stava chiedendo era di dimenticare le esperienze che sono quelle che più contano per un bambino tra i 3, i 7 e gli 8 anni. Questa è l'età in cui un bambino incomincia ad imparare a leggere, a pensare, a discutere, a parlare, e sono esperienze essenziali per un bambino. E quando mi disait che la guerra était finita, qu'il fallait l'oublier, on me disait qu'il fallait que j'oublie mon enfance. Et les expériences que j'avais faites de l'insécurité, du courage, etc. Enfin, de l'attitude des gens, lâches ou courageux, ou incertains, ou bêtes, ou fous, dans des circonstances tragiques. In realtà, quando mi si diceva che la guerra era finita e che quindi io dovevo dimenticarla, quello che mi si diceva era che dovevo dimenticare la mia infanzia, che dovevo dimenticare le esperienze che avevo vissuto, esperienze di insicurezza, di coraggio, dovevo dimenticare come erano le persone, come si erano comportati, quelli che erano stati ubriachi, quelli che erano stati coraggiosi, quelli che erano insicuri, quelli che erano stati forse stupidi, quelli che invece erano stati più coraggiosi o comunque più audaci. E questo era quello che mi si chiedeva di dimenticare. Donc je n'avais aucun mérite à trouver des grandes personnes naïves
tout simplement parce qu'elle me demandait d'oublier ce qui comptait pour moi. In realtà, quindi, non avevo assolutamente nessun merito nel trovare ingenui questi grandi che mi stavano chiedendo di dimenticare qualcosa che per me contava molto. Et alors, c'est pour ça que je vous dis qu'à la chute du mur de Berlin et au moment où l'Empire soviétique et le communisme russe a disparu, ou du moins s'est disloqué, je n'ai pas eu de vrai mérite de retrouver cette expérience et de considérer que tous ceux qui affirmaient que l'histoire était finie se trompaient. Ecco perché in realtà non ho assolutamente, quando il muro è caduto, quando l'impero sovietico, il comunismo russo sono scomparsi o comunque quantomeno si sono disgregati, ebbene non ho avuto e non ho nessun merito nel ritrovare un'esperienza che invece tutti gli altri mi avevano detto che era una storia che ormai era finita. Vous vous rappelez que pendant 10 ans, entre la chute du mur de Berlin et la chute des tours à Manhattan, la thèse officielle, en Europe comme aux États-Unis, à droite comme à gauche, c'était au fond que la guerre était finie, qu'il y avait un ordre mondial nouveau, que la fin de l'histoire avait sonné. Quand on dit la fin de l'histoire, c'était la fin des tragédies, la fin des grands dangers, la fin des grands débats. Vi ricorderete sicuramente che per una decina d'anni, quelli che sono trascorsi tra la caduta del muro e l'11 settembre, c'era una tesi ufficiale che è prevalsa in Europa come negli Stati Uniti, a destra come a sinistra, ovvero che la guerra era finita e che si stava instaurando un nuovo ordine mondiale, che era la fine di una storia, la fine della storia intesa come fine delle tragedie, fine dei conflitti. Et je n'ai pas eu vraiment de mérite de retrouver des réflexes d'enfant de 7 ans parce que j'avais ce sentiment d'hostilité à l'égard de la naïveté des adultes, bien que j'étais devenu adulte, évidemment. Et quindi non ho nessun merito nell'aver ritrovato questi riflessi del mio essere bambino, un bambino di 7 anni. Perché in realtà ho provato un senso di ostilità nei confronti di questa ingenuità mostrata dagli adulti, io adulto, che ormai ero diventato adulto. E allora, puisque j'étais adulte, puisque je lisais des journaux, je trouvais des éléments qui fondaient mon doute sur autre chose que des souvenirs d'enfance. E poiché ormai ero diventato un adulto e quindi leggevo i giornali, ho trovato gli elementi per basare il mio dubbio su qualcosa che era diverso da quelli che erano i miei ricordi di bambino. Par exemple, je remarquais que tous ceux qui disaient que la paix allait s'installer sur la planète ne voulaient pas voir qu'au cœur de l'Europe commençait une guerre. Commençait une guerre comme il n'y en avait jamais eu depuis 1945 au cœur de l'Europe. C'est la guerre qu'a donné Milosevic et les appareils militaires, policiers, idéologiques de Belgrade. Un esempio è che ho osservato che tutti coloro che parlavano di pace, che dicevano che la pace si sarebbe instaurata sul pianeta, ebbene tutte queste persone non volevano vedere che in realtà nel cuore stesso dell'Europa stava iniziando un conflitto come non se ne vedevano dal 1945. Ed era la guerra di Milosevic, dell'apparato militare, dell'apparato di polizia e dell'apparato ideologico di Belgrado. E tirant le fil de cette découverte che la réalité ne répondait pas aux affirmations officielles du nouvel ordre mondial, je trouvais d'autres faits.
E continuando a seguire, a svolgere questo filo della scoperta che in realtà non era vero quello che dicevano coloro che affermavano che ci sarebbe stato un nuovo ordine mondiale, je découvrais d'autres accidents qui démentaient l'optimisme utopique qui régnait à l'époque. Ho trovato altri incidenti che smontavano questo ottimismo utopico che regnava allora. Par exemple, alors que depuis 1945, on disait jamais plus de génocide, jamais plus de camp de la mort, en pleine paix, après la fin de la guerre froide, dans cette période bénie entre la chute du mur et la chute des tours, il y a eu un génocide. Un altro esempio. Mentre dopo il 1900, dopo la fine della seconda guerra mondiale, si diceva mai più genocidi, mai più campi, in un periodo di pace, in un periodo assoluto di pace, dopo la fine della guerra fredda, in questo periodo benedetto che è trascorso tra la caduta del muro di Berlino e la caduta delle torri l'11 settembre, c'è stato un altro genocidio. Et c'est le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est-à-dire 10 000 personnes tuées chaque jour pendant 3 mois, c'est-à-dire 1 million de personnes tuées en 3 mois. Ed è stato il genocidio dei Tutsi in Ruanda, 10.000 persone uccise ogni giorno per un mese, quindi 1 milione di persone uccise. Et ce qu'il y avait de pire, ou du moins d'aussi grave, c'est que cela s'était fait en plein air, devant toutes les caméras du monde. Nous étions informés. E la cosa peggiore, la cosa che è stata altrettanto grave, è che tutto ciò si è svolto alla luce del sole, davanti alle telecamere. Noi eravamo tutti al corrente. E il y avait une délégation de l'ONU à Kigali, la capitale du Rwanda, avec un général canadien très lucide qui avait averti l'ONU et demandé 5000 soldats pour éviter la propagation du génocide. Il suffisait de 5000 casques bleus, enfin 5000 soldats de l'ONU pour éviter 1 million de victimes. Et il n'y a pas eu ces 5000 soldats. All'epoca era presente una delegazione delle Nazioni Unite a Kigali, la capitale del paese, e era presente un generale canadese estremamente lucido e presente, che aveva avvertito le Nazioni Unite e che aveva chiesto la presenza di 5.000 soldati delle Nazioni Unite, 5.000 caschi blu, affinché non si perpetrasse questo genocidio. In realtà bastavano 5.000 soldati per evitare 1 milione di morti. Donc non seulement il y avait des assassins qui travaillait avec le couteau et la mitraillette, mais il y avait le silence du monde et le silence d'un monde qui était informé. Quindi non solo c'erano degli assassini che lavoravano di coltello e di mitragliatrice, ma c'era anche il silenzio di un mondo che era informato. Et donc il n'y avait pas de raison d'être optimiste. Quindi non c'era motivo per essere ottimisti. Il y a eu d'autres événements, par exemple, que l'armée russe, qui était devenue l'armée officiellement démocratique, a détruit une capitale. Une capitale de 400 000 habitants. La capitale de la Tchétchénie, Grozny, qui était pour les gens du Caucase, le Paris du Caucase. Però ci sono stati altri accadimenti, per esempio l'esercito russo, esercito che era diventato ufficialmente democratico, che ha distrutto una capitale di 400.000 abitanti.
Grozny, la capitale della Cecenia, che era per le persone del Caucaso una Parigi. E c'était la première ville, la première capitale, détruite par une armée européenne depuis Varsovie en 1944, détruite par Hitler. Ed era la prima città, la prima capitale distrutta da un esercito europeo dopo Varsavia, come è stata distrutta da Hitler. E toujours dans le même genre d'accidents qui démentaient l'opinion optimiste d'une paix mondiale, il y a eu 10 années de terrorisme islamique en Algérie. E sempre per parlare di questi incidenti che hanno smentito questa opinione ottimistica sulla pace mondiale, abbiamo avuto 10 anni di terrorismo islamico in Algeria. E là aussi j'ai retrouvé les mêmes silences, les silences informés, mais les silences complices qui laissaient faire ce terrorisme. E anche in questo caso ho ritrovato gli stessi silenzi, silenzi informati e altrettanto complici anche, che lasciavano fare, lasciavano agire questo terrorismo. Les Français qui, 40 ans après, étaient contre la guerre coloniale menée par la France en Algérie, les jeunes générations très fières d'être anticoloniales, n'acceptaient pas de nommer le terrorisme islamique comme islamique. I francesi che dopo 40 anni erano contrari al colonialismo, all'esperienza francese in Algeria, queste giovani generazioni che erano appunto contrarie al colonialismo, si rifiutavano di chiamare questo terrorismo terrorismo islamico. E donc il y a le silence du monde et le silence des pays démocratiques concernant le Rwanda, concernant la Tchétchénie, concernant l'Algérie, etc. Et concernant, pendant 10 ans, la purification ethnique de Milosevic. E quindi abbiamo questo silenzio del mondo, questo silenzio dei paesi democratici, silenzio sul Rwanda, silenzio sulla Cecenia, silenzio sull'Algeria e così via, e anche 10 anni di silenzio su quella che è stata la purificazione etnica, la pulizia etnica di Milosevic. E devant cette constatation, à la fois d'une sauvagerie qui existe après, et d'un silence complice qui existe aussi après la croix, je me suis souvenu d'autre chose. Et davanti a questa constatazione di situazione di selvaggia, dove dopo la guerra fredda abbiamo visto un silenzio complice sempre dopo questa guerra fredda, mi sono ricordato di altre cose. Quand je suis allé à l'Élysée voir le président de la République en 1978 pour lui demander d'aider les Boat People, c'est-à-dire les Vietnamiens qui quittaient le Vietnam communiste parce qu'ils échappaient aux camps de concentration. Quand je suis allé le voir avec Sartre et Aron, il y a eu une expérience assez importante. Quand je suis allé ricevuto all'Eliseo dal Presidente della Repubblica nel 78, quando sono andato a chiedere aiuto per i Boat People, vale a dire i vietnamiti che stavano fuggendo dal Vietnam comunista per sfuggire ai campi, e sono andato con Sartre e con Aron, ho avuto un'altra esperienza importante. Sartre et Aron s'étaient disputés pendant toute la guerre froide d'une